Perché secondo voi sono qui? Perché sono qui? Sono alla caserma di Maio, qui a Gazzi. Questa è la caserma della Polizia Municipale. Sono qui perché sono stato costretto a fare un blitz. E vi racconto il fatto. Una persona, 91 anni, giorno 29 maggio, gli sequestrano il motorino perché non aveva l'assicurazione, o meglio, gli era scaduta e, po poveretto, Anzi, non gli è arrivato l'avviso e lo hanno beccato eh, nel percorso, nella zona del circolo della vela col motorino. Giustamente la polizia municipale gli ha sequestrato il motorino. Parliamo del 29 di maggio. Questa persona che fa il 29 di maggio, se non ricordo male, era sabato. Facciamo il conto assieme. Sabato, anzi 31, quindi era venerdì, addirittura 29 di maggio. Quindi 29 maggio, venerdì. 30 sabato, 31 domenica, oggi 1. Oggi uno no, no, e allora giusto era sabato, scusatemi la stanchezza, voi mi dovete aiutare, quindi il 29 era sabato, il 30 domenica, il 31 lunedì, oggi è martedì, oggi è martedì, scon stanotte non ho dormito per i nostri blitz, sono un po' rincoglionito, scusatemi, eh! quindi sabato scorso, che fa questo signore, 90 anni, 91 anni ha, eh? vai, paga subito la multa. Incredibile a Messina uno che va paga la multa quando? Ieri, subito perché? Perché usa questo motorino per un breve tragitto, fa solo quello da casa al circolo della vela. Quindi, non è che a 90 anni va a fare a scorazzare in giro la notte con questo motorino, paga questa multa e si presenta qui alla caserma di Maio per chiedere il dissequestro di questo motorino. Cosa succede qui? Gli dicono che la funzionaria è in ferie. E chi è l'altra funzionaria che si occupa anche di questo servizio, udite, udite, è il smart working. Cioè sta a casa senza fare una beata e aggiungete voi il resto. E gli dicono, sa che fa? Ora eventualmente vada a Palazzo Satellite. E faccia le sue rimostranze, o meglio, veda lì se la possono aiutare. A uno di 90 anni, quindi da qui da casa questo poveretto parte e va a Palazzo Satelle. E là che succede? Succede che non si rintraccia nessuno, sostanzialmente, gli dicono niente, non sa quando deve venire per prendersi il motorino dopo che paga, non gli fanno il dissequestro. E la centrale operativa a solito bontà sua non risponde, interviene anche il figlio per cercare di capire come risolvere la questione, risultato, mi rintracciano, mi rintracciano, mi raccontano il fatto, mi incazzo e vengo qui alla caserma di Maio. Non è finita qui, attenzione, quando arrivo qui prendo atto che la uh, signora che fa questo servizio è in ferie. Che l'altra collega che fa questo servizio è smart working e quindi non fa un cazzo. E chiedo io immediatamente di sbloccare questa questione, perché un contribuente che gli è stato sequestrato in motorino ha pagato, viene qui, consegna la ricevuta che, che, che deve fare altro, lo sapete che mi dicono? La pratica non è protocollata e io gli ho detto e quindi protocollatela risposta quella che si occupa del protocollo non c'è come non c'è quella che si occupa del protocollo e che facciamo qua uno scrive l'altro legge e un altro ancora si asciuga il sudore chiamiamo il responsabile il quale responsabile di cosa non l'ho capito è ovvio che se tu metti qualcuno in smart working dovrebbe lavorare invece no Il, la polizia municipale ma d'altronde abbiamo un personaggio come Signorelli che finalmente se ne sta andando a fare in culo in pensione eh? e così se ne ritorna a Catania visto che non ha valia di lavorare uno di quelli rottamati ha riscattato finalmente i contributi e si toglie dalle scatole quest'altro dirigente della polizia municipale perché poi questi sono i risultati e aspetta i sindacati che si indignano ora rispetto alle mie parole cari miei, sapete come è finita bordello per far protocollare questa pratica questa pratica che è, giaceva già da tre giorni nell'armadio io ora farò fare un accertamento a chi si occupa di questo protocollo e perché in tre giorni non ha protocollato questa pratica, allora che ha fatto in tre giorni questa? Si è rubata lo stipendio ovviamente si è rubato lo stipendio quindi al sindaco hanno pure quasi opposto resistenza. Cioè a me hanno detto non possiamo fare niente a me. E allora ai singoli cittadini li fate federe. Ecco che perché poi hanno ragione che non possono vedere chi sta nella pubblica amministrazione. È logico. Se già al sindaco hanno opposto questa resistenza, ma credo che ai singoli cittadini li prendono a Pernacchi. Come è stato con questa novantenne a Pernacchi. E noi paghiamo, cari miei, e noi paghiamo. Conclusione, dopo che ho dovuto alzare la voce e mandare gentilmente a Fanculo, più di qualcuno, magicamente si è protocollata la pratica. Magicamente il Signore è stato da me contattato e è venuto qui alla caserma di Maio e gli hanno consegnato il libretto. E ora sta andando a prendersi il motorino. E lo sapete perché non era stata protocollata? I corridoi mi dicono perché non si aspettavano che una multa veniva pagata immediatamente. E quindi poteva stare lì la pratica, stare lì a fare che non si sa. È ovvio che qui il responsabile del servizio, che mi dicono è Crisa Fulli, è invitato il signor Crisa Fulli. Ora a farmi una bella relazione su tutto l'accaduto, perché io comincio da lui ora a fare le contestazioni. Perché chi è responsabile di un servizio non può dare le ferie a una persona e lasciare smart working l'altra e quindi il servizio rimane scoperto, caro Crisafulli. Quindi ora vale per lei intanto la contestazione, che le farò fare prontamente dal direttore generale, e lei ora mi faccia una relazione come mai, su come mai questa porcheria, cosa fanno i colleghi smart working, si rubano lo stipendio e allora è ora che rientrino da questo maledetto smart working caro Crisafulli conclusione io ho perso un'ora del mio tempo ora è arrivato l'interessato sta andando a prendersi il motorino ma l'ho perso con grande piacere perché quando io sento queste cose il sangue mi va alla testa perché ancora abbiamo gente che si ruba lo stipendio ecco questi sono i ladri che si rubano lo stipendio e sono quelli che fino a quando io starò, fino all'ultimo secondo, starò qui nel mio ruolo, in un modo o nell'altro prenderò a calci in culo, vengono i sindacati ora a difendere, vengono i sindacati a difendere il corpo, vengono i sindacati a difendere i ladri, i ladri che noi manteniamo pagando le imposte. Questa è, e spero, che non sia più. Un caro saluto.